Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questa serie completa, in questa guida che sto facendo in italiano, di questa... non è una Acrom, è un Pokémon fan game fantastico che ripercorre le avventure di Ash. Andiamo ora, dopo lo scorso episodio in cui abbiamo ottenuto effettivamente la squadra completa di Ash, perché abbiamo preso sia Charmander, che si è già evoluto in Charmeleon, sia Squirtle, andiamo verso il faro di Bill. Perché qui infatti avevamo convertito la squadra criminale di Squirtle in una squadra di pompieri. Avevamo anche già battuto tutti questi allenatori e dovevamo semplicemente andare verso il basso. Qui, eccoci, al faro di Bill. E abbiamo anche l'iconico Krabby di Ash. Andiamo a prenderlo, sì? Il Krabby che Ash catturò facendolo combattere con un bastoncino. No, non gli daremo soprannome. Ed ecco il faro di Bill. Vi ricordate cosa succede nel faro di Bill? Se sì, scrivetelo nei commenti e vi invito anche a lasciare un bel mi piace. Ecco Bill. Questo è proprio lui, è proprio Bill. Ehi, tu! No, non sono un Pokémon. Sono rimasto incastrato in questo costume. Vorresti aiutarmi a uscire? Ovviamente. Grazie mille. Ecco, prendi questo oggetto come ringraziamento e ci dà l'amo vecchio. Quello è That There Is An Old Rod, quello è un amo vecchio. Usalo per catturare i Pokémon in mare. Parliamo di nuovo lui. Ho studiato per parecchio tempo qui, cercando di vedere un Pokémon raro. Chissà chi è. Allora, interagiamo anche con il computer di Bill, se si riesce in qualche modo. Eccolo qui, no? Il PC. Eccolo qui. Questo è il PC di Bill. Ed ora, se non sbaglio, abbiamo ben un bordello di box. Esatto, ora abbiamo 56 box da riempire. Questi sono i Pokémon che per ora ho catturato. Un Pidgey, un Oddish, un Weeping Bell, un Meo, un Venonat. Questi li ho catturati tra lo scorso episodio e l'ultimo. Venonat, Spiro, un altro Spiro che ci servirà tra poco per fare uno scambio. E un Krabby, quello che abbiamo preso. Diamo un'occhiata a questo Krabby. Impish Nature, ok. La statistica di Pikachu. Però effettivamente per Krabby va bene. Cioè gli aumenta la difesa e gli diminuisce l'attacco speciale, che tanto non gli serve a nulla. Ok, buono, buono, buono. È interessante questo Krabby, eh. Potremmo effettivamente utilizzarlo, forse. Oppure anche no. Chiudiamo il PC. Perfetto. Lui dice sempre la stessa cosa. E abbiamo fatto anche la parte al faro di Bill, eccoci qui. Volendo, tra l'altro, qui dentro nell'acqua vi svelo un piccolo segreto. Con l'amo buono, quindi non con l'amo vecchio che abbiamo noi, ma con l'amo buono che otterremo molto più avanti nella storia, c'è un 20% di possibilità di pescare, udite udite, Dragonite. Perché vi ricordate che nell'episodio dell'anime Dragonite arriva al faro. Bene. Dopo aver fatto appunto questa parte al faro, qui non c'è più nulla, vi faccio vedere che appunto non c'è più niente, possiamo scendere. Scendere ed arrivare finalmente ad Aranciopoli, Vermilion City. Eccoci qui. Andiamo al centro Pokémon. Diamo una curata ai Pokémon, così giusto per. Il sistema di teleport non funziona ancora in teoria, cioè non possiamo tornare qui ad Aranciopoli perché dobbiamo battere la palestra. Questo non ci dice assolutamente niente di utile, nemmeno lui. Diamo un'occhiata alla città prima di salutarci in questo video. Hai incontrato Bill? Ho sentito che ha delle cose molto interessanti, lui ce lo dice perché nei giochi base, accanto, questo ci avrebbe dato l'amo vecchio. E invece in questo caso ce lo dà Bill. Il vecchietto ci dice qualcosa? No, ci dice solo che la SS Anna è una nave bellissima e noi ci andremo sulla SS Anna. Qui abbiamo il tizio che sta costruendo quella che tutti speravamo potesse essere la nostra palestra da bambini, con i suoi matchup. I'm putting up a building on this plot of land. My employer says it will be a research lab when we finish. My matchup is stamping the land to lay the foundation. Praticamente ci dice che appunto questo edificio, quando sarà finito, diventerà un centro di ricerca. Qui abbiamo Dazzling Gleam, che non mi ricordo cosa sia sinceramente, andiamo a vedere. Allora, dov'è? Eccolo qui,
111 a Powerful Flash. Vediamo se lo può insegnare qualcuno o no, nessuno. Ma è una mossa di tipo folletto, perché la generazione che conosco meno è la sesta, quella in cui hanno aggiunto i folletti, appunto. Quindi se ci sono delle mosse esclusive di quella generazione non le conosco. Qui abbiamo il Pokémon Fan Club. Parliamo al presidente. Sì, ascoltiamo tutte le sue cazzate sui Firo. E ci dà una bicicletta, ottimo. Torneremo più avanti a parlare lì dentro ad un'altra ragazza per ottenere qualcos'altro. Ok, eccolo qui. Ecco il motivo per cui ho catturato due Spearow. Questo bambino scambia uno Spearow per un Farfetch e direi di farlo come scambio per ottenere questo nuovo Pokémon. Quindi andiamo a prendere uno Spearow. Prendiamo questo al 10. Mettiamo le squadre momentaneamente al posto di Butterfree. Ecco fatto. E andiamo a fare lo scambio. Eccoci qui. Sì, scambiamo lo Spearow per il suo Farfetch. Vai, vai, vai. Ciao, ciao. Vai, vai, vai. Ecco Farfetch. Non l'ha rinominato lei? O lui? Autumn? Autumn mi sembra un nome femminile. No, ok, è Farfetch, quindi non hanno quei soprannomi cringe dei Pokémon normali, praticamente. Natura gentile. E aumenta la difesa e diminuisce la difesa speciale. Vabbè, dettagli. Tanto non useremo mai questo Spearow, questo Farfetch, volevo dire. Andiamo a depositare Farfetch. Ecco qua, deposita. E andiamo a prendere Butterfree. Perfetto. A questo punto andiamo a dare un'occhiata al resto della città. Qui abbiamo fatto tutto, esatto. Il Pokémon Market vende sempre le solite cose. Finché non battiamo altre palestre, venderà sempre le solite cose. Però io vi avevo detto appunto che vi avrei comprato qualcosa di più. Allora, compriamo altre Pokéball per catturare i Pokémon. Compriamo altre pozioni. Ce ne servono un po'. Super pozioni, direi di prenderne 4. Poi, un antidoto. Awakening, direi di no. Paralyzeal, uno sì, grazie. Repellenti, sì. Prendiamone 5 per ora. Poi al massimo vediamo. E possiamo effettivamente anche vendere. Ehi, per favore, fammi vendere. Oddio, fammi vendere, grazie. Possiamo vendere la pepita che avevamo trovato. C'è una nugget da qualche parte, eh? Eccola qua. Vai, sì. Per il resto queste cose ce le teniamo. Ok, abbiamo fatto anche un po' di shopping. Qui c'è un campeggista che ci insegna Super Fang volendo. Purtroppo nessuno dei miei Pokémon può impararla, però è una buona mossa. E da questa parte non possiamo andare, perché lui ci dice che prima dobbiamo visitare la SS Anna, ovvero la nave. E dovrebbe essere questa. No, qua non siamo ammessi. You don't have a Vermilion ticket, I can't let you ride. Niente. Qui serve il Vermilion ticket. E questa nave non è ancora pronta, quindi noi non possiamo effettivamente andare da nessuna parte sulla nave. Diamo un'occhiata a questa ultima casetta di Aranciopoli. Ah, c'è una ragazza con un uccello. No, pensate male. I get PJ to fly my mail all over canto for me. Wow. Ah, c'era anche un altro ragazzo. Effettivamente non era solo una ragazza con il suo uccello. Era anche un altro, c'era anche un altro ragazzo. Niente, questi usano i Pokémon uccello per consegnare messaggi, boh, va bene. Perché usare i Pokémon, usare i cellulari effettivamente è una cosa un po' troppo strana da fare. Comunque, lì vedete Brock,
Esattamente, perché prima di battere di nuovo, prima di poter sfidare la palestra del luogotenente Surge, dovremmo battere di nuovo Brock. Ma questo lo faremo nel prossimo episodio, perché per ora ci fermiamo qui. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un mi piace al video se il video vi è piaciuto, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di questa parte dell'anime, quella in cui appunto Ash deve andare a sfidare il sergente Surge, io la adoro, o meglio, il luogotenente Surge, non il sergente Surge. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glaciosphere è tutto. Al prossimo video!